Un rendimento in crescita, la fiducia dei compagni, dell'allenatore, degli allenatori in questo caso, e della tifoseria. La tua esperienza a Reggio è iniziata nel migliore dei modi. Sì, è quello che volevo. Diciamo, quando sono arrivato qua mi sono messo come obiettivo, diciamo, di acquistare subito fiducia, di acquistare sicurezza in me stesso e cercare di aiutare la squadra il più possibile. La squadra l'ha aiutata intanto con due gol. Il primo purtroppo è coinciso con una partita molto sfortunata, il secondo è valso un punto. Tutti ci auguriamo che magari la partita con Latina, fondamentale per il prosieguo della stagione, possa coincidere con il tuo primo gol da tre punti. Lo spero. Anzi, ti dico, preferisco fare una grandissima prestazione che poi porti tre punti anche senza segnare, se devo essere sincero, perché stiamo lavorando bene. La partita di Pescara penso ci abbia dato ancora più forza, perché affrontare una partita così a Pescara con quella squadra ci ha dato veramente un segnale anche alle squadre che affronteremo, perché noi ci siamo vivi e lotteremo fino alla fine. Un segnale importante sul piano della prestazione, adesso serve un segnale importante sul piano del risultato. Tre punti con Latina ci permetterebbero di guardare con grande fiducia al finale di campionato. No, assolutamente, non c'è altro risultato, penso, con Latina. Dovremo entrare in campo per vincere, non cercare di non perdere, perché la differenza adesso è che le partite stanno diminuendo e di conseguenza anche i punti, quindi ogni partita da qui alla fine dobbiamo entrare sia in casa che fuori casa per andare a vincere. Finora la Regina nelle ultime gare, soprattutto in casa, ha sempre fatto la partita. È vero, poi si è scoperta, ha qualche volta incassato qualche gol di troppo, una leggerezza che non ci potremo permettere nella partita con Latina, essendo la loro peculiarità quella di colpire negli spazi lasciati agli avversari. Eh sì, infatti, diciamo, le ultime partite in casa abbiamo sempre dominato per gran parte della partita, poi appena ci scopriamo per cercare di vincerla sono bravi gli avversari, ci mettiamo anche noi del nostro, tutta la squadra, e ci hanno punito, però da qui fino alla fine, diciamo, il margine d'errore è veramente minimo, quindi dovremo essere tutti pronti al 100% insomma, concentrati perché ormai non ci permettono più di sbagliare, insomma. Attaccare dunque con determinazione ma anche con grande raziocinio. Quanta fiducia si respira in questo momento all'interno del gruppo? La fiducia c'è perché siamo consapevoli che è difficile, perché non posso negare che sarà sicuramente una grande impresa se riusciremo a salvarci senza i play-out, però è possibile e questa è una cosa bella, insomma, quindi riesci a vedere l'obiettivo, è lontano però riesci a vederlo, insomma.